Sono Maria Giulia Ballatore, ho 27 anni e sono ingegnere elettrico. Da qualche anno lavoro al Politecnico di Torino come assegnista di ricerca in ambito Engineering Education nel Dipartimento di Matematica. In contemporanea, presso il TU Dublin in Irlanda, sto svolgendo un PhD in Engineering Education, in particolare il mio progetto di ricerca è sulle abilità spaziali. Da piccola, quando mi veniva chiesto che cosa vuoi fare da grande, non avevo dubbi, volevo fare l'inventrice. A 6 anni lo disegnavo, a 10 lo raccontavo, a 14, quando dicevo che volevo fare l'inventrice, la gente quasi rideva, no? Un sogno infantile probabilmente pensavano. Però è sempre rimasto in me questo desiderio. Quindi quando alla fine delle superiori si è trattato di scegliere l'università, alla domanda perché vuoi iscriverti al Politecnico, rispondevo perché mi piacerebbe costruire, progettare. Dentro di me però sapevo che inventare è diverso. L'invenzione è una scoperta, non è un progetto. Per inventare prima devi scoprire, allora poi inventi. Così ho scelto l'ingegneria elettrica, perché mi sembrava quella dove l'invenzione fosse più facilmente applicabile. In fondo bisogna scoprirla l'elettricità prima di poter inventare qualcosa di nuovo. Invece oggi mi occupo di engineering education, cioè di facilitare l'apprendimento dell'ingegneria. Forse sembrerebbe centrare poco con l'invenzione, invece penso che l'ambito educativo sia un'invenzione continua, perché va a rafforzare le conoscenze che bisogna avere per poter insegnare, unisce il mondo della scoperta, della ricerca e lo tramuta appunto in invenzione. Certo, molto diversa rispetto all'invenzione che pensavo quando mi sono iscritta al Politecnico, ma devo dire che mi incuriosisce molto e ad oggi sono molto contenta di questo percorso che sto ancora facendo. Se penso al ruolo delle donne nelle STEM, nella mia esperienza è stato molto particolare. Alla triennale eravamo in 2 su un corso di 70, in magistrale ero da sola su un corso di 15. Devo dire però che mi hanno sempre accolta, che le relazioni con i miei compagni mi hanno aiutato molto ad arrivare all'osso delle questioni, senza tanti fronzoli. L'importante era il cuore e che molti di loro la relazione, l'amicizia è continuata, primo fra tutti con mio marito, visto che ci siamo conosciuti proprio sui banchi del Politecnico in aula. Ma penso che le donne abbiano una marcia in più nell'ambito STEM. Se pensiamo alla Bibbia, anche Eva aveva un così forte desiderio di scoperta che ha mangiato la mela. Ecco, prendo un po' questa citazione da Margherita Hack perché mi è piaciuta molto, perché penso proprio che le donne abbiano necessità di scoprire e questa necessità si sposi benissimo con l'ambito scientifico. Per questo, se penso a me stessa qualche anno fa, probabilmente il consiglio che mi darei è quello di non aver paura di chiedere. Tante volte mi sono sentita forse intimorita nel fare una domanda a un docente, a un compagno, nel chiedere un aiuto, perché mi sentivo quasi in difetto o qualche volta. Invece col tempo ho capito che domandare è la risorsa più grande che abbiamo e senza la domanda è difficile iniziare il processo che poi porta alla scoperta e quindi all'invenzione. Quindi a ognuna di voi posso solo augurare di domandare, continuare a chiedere e se avete dentro di voi questo desiderio di scoprire, ecco, lo STEM è il posto giusto per voi. Buona scelta e buon percorso.